Ciao, come stai? Stanco, ma bene, dai. Sei qua al Cinevecchio per portare in giro lo spettacolo del Sittamburo. Com'è nato questo ultimo tour? Ma allora, questo tour è nato quest'estate, anzi proprio fine primavera, diciamo, prima dell'estate, e sta andando avanti appunto quindi da 5-6 mesi. Oggi è la penultima data, domani è l'ultima, e devo dire che è andato benissimo. Back to the Roots Tour è stato uno dei tour migliori che abbiamo fatto, diciamo, e siamo contentissimi. Quindi è bello perché abbiamo riproposto, a differenza di tutti gli altri tour, una ventina di canzoni riarrangiate, così come le avrei suonate quando ho iniziato a suonare la chitarra, quindi con questa idea di stile pop punk, chiamiamolo così, punk melodico, ecco, dai. E devo dire che è stato parecchio apprezzato, diciamo, dai. Per creare le tue canzoni, da dov'è che prendi ispirazione? Ah, guarda, da qualsiasi cosa, cioè quando una cosa mi colpisce, è una cosa che fa parte della vita, che mi colpisce, è facile che possa rientrare dentro quello che scrivo, diciamo. Questo dal punto di vista di liriche, dalla musica, chissà, probabilmente da tutto quello che ho ascoltato nella mia vita. Non c'è mai un'idea, io non ho mai cercato di riprodurre qualcosa, è sempre venuto così come doveva venire. Il posto da cui vieni, tu vieni da Pordenone, Sì. giusto? Ha anche influito nella creazione della tua musica. Bah, sicuramente io da piccolo sono entrato quando avevo 13 anni in un movimento piuttosto importante all'epoca, si chiamava The Great Complotto, che era un movimento nato sulla scia di quello inglese, il punk britannico soprattutto, che era un movimento appunto nato a fine anni 70. Io ci sono entrato nei primi anni 80 e avevo veramente credo 13 anni. Chiaramente mi sono avvicinato a un certo tipo di musica grazie a quel movimento e sicuramente quindi Pordenone con le cose che aveva dentro, quindi il Great Complotto in questo caso, mi hanno ovviamente influenzato tantissimo. Prima dei Sittamburo ci sono stati altri gruppi? Beh, prima di Sittamburo tutti sanno che prima di Sittamburo c'erano i Prozac Più, è una roba che è finita nel 2005. Adesso da tanti anni ormai ci sono i Sittamburo, insomma. Guarda, Dove proviene il nome Sittamburo? Sittamburo semplicemente arriva da. Guarda, io sono originariamente un batterista, quindi il tamburo per me è il primo strumento in assoluto. Sic, malato, mi piaceva il connubio tra queste due parole. In realtà è un nome nato per un altro progetto che avevo in testa, che poi ho chiamato Hardcore Tamburo perché poi è nato dopo, però arriva da lì, diciamo. Ci ripenserò Purtroppo c'è stato questo Covid di mezzo. A te il Covid come artista ti ha fatto continuare a produrre canzoni oppure come molti artisti li ha fatti smettere di produrre? allora, inizialmente mi sono bloccato anch'io perché in realtà mentre è partito il Covid sono partite anche altre vicende della mia vita che mi hanno messo un po' in difficoltà, quindi sono stato abbastanza fermo. Io ho avuto la fortuna che nei 2 anni di Covid comunque mi hanno spinto a mettere in piedi una cosa da solo, uno spettacolo che avevo messo in piedi che era metà musicale, io con la chitarra e metà parlato, dove raccontavo appunto, si chiamava Da grande faccio il musicista, e raccontavo di tutto quello che ho passato da quando avevo 13 anni, ai tempi del Great Complotto, come ti dicevo, fino ad oggi, no? Quindi io in qualche modo, nonostante poi la scrittura fosse un po' bloccata, però se non altro andare in giro a fare questo spettacolo mi ha aiutato molto a comunque mantenere questo contatto con la musica che per me era fondamentale. Hai ancora paura di salire sul palco oppure Ma guarda, io prima di ogni concerto,
lo dico come lo diciamo tra di noi, nessuno si offende, mi cago addosso. E quella paura, dopo non so quante migliaia di concerti che ho fatto, ce l'ho ancora. E credo che finché c'è quella paura vuol dire che devi continuare. Forse quando quella paura smetterà, forse vorrà dire che dovrò smettere anche di fare concerti. Spero che non finisca mai, insomma, quella paura. E qual è stato il posto che ti ha emozionato di più, anche con il posto più in cui hai suonato? Urca, ci sono stati talmente tanti che adesso è difficile proprio... Tanti per motivi diversi, ma ho fatto talmente tanti concerti che veramente dire che un posto mi ha emozionato, ce ne sono tanti che mi hanno emozionato più di tanti altri, quindi ti giuro farei difficoltà a ricordare. È importante per te, per voi, l'estetica sul palco? Beh sì, insomma siamo un gruppo che ha tutti quei passamontagna, tutti vestiti in un certo modo, è chiaro che l'estetica, quel tipo d'estetica ci è sempre piaciuta e quindi la portiamo avanti, quindi no, sarebbe una bugia se ti dicessi che non è importante. Parlando di estetica, il mondo dei social ti piace? Lo usi? Ma lo uso solo per, tra virgolette, per lavoro, cioè io uso qualsiasi social, da Instagram, solo per comunicazioni legate a Sittamburo o cose che comunque faccio nel mondo della musica. Mi piace, non mi piace, c'è e quindi lo uso, insomma, dai. La scena attuale musicale, cosa ne pensi? Io ho sempre fatto parte di una scena chiamata alternativa, che è quella a cui sono legato maggiormente. Adesso la scena che va adesso è, cos'è, la nuova musica leggera italiana, non è musica per me, ma io rispetto chiunque, voglio dire. Cioè, a me piace un certo tipo di musica, però che non è la musica che sta andando adesso, almeno quella in Italia intendo, sì. Quello che saremo, secondo te adesso un giovane artista che si approccia alla scena musicale italiana, come dovrebbe incominciare? Ma allora, io credo che uno debba registrare le sue cose e tenere molto a mente i propri limiti, perché i limiti sono il più grande alleato che ha una persona, che ha uno che vuole scrivere musica, perché il limite ti permette di essere originale, perché uno cerca sempre di fare quello che piace, no? Di copiare un po' in qualche modo. Il limite non ti permette di farlo e quindi bisogna agevolarlo, perché ti permette di l'originalità. Questo è, secondo me, il consiglio più importante. Il limite è l'alleato più importante per la creatività. Poi le altre cose sono le solite: fare i pezzi e mandarli, metterli in rete, cioè non è che c'è molto ad altro da dire o da fare. Però dal punto di vista di approccio alla scrittura, alla creatività, il limite credo sia la cosa più importante da tenere in considerazione. E secondo te i video sono molto importanti, i videoclip sono molto importanti per la promozione? Ma relativamente, sai, la comunicazione è tutta importante adesso. Magari sono più importanti i video stupidi che fai. Quali sono tre artisti che bisogna assolutamente conoscere? Ma allora, ripeto, io ascolto musica che è quella ancora chiamata alternativa, ma quella vera però, cioè, e quindi diciamo che negli ultimi anni non c'è una grande produzione in questo panorama, purtroppo. Quindi, non so, in Italia ho un gruppo che ho visto che mi piace, e sono i Gomma, per esempio, è un gruppo giovane, mi sono piaciuti molto. Non so, a me piacciono ancora tanto gruppi stranieri, dai Queens of the Stone Age. È che non c'è tanta roba nuova che quando sento dico cazzo. Poi magari, sai cos'è? Ci sono tanti artisti di cui mi piace magari un pezzo, però l'artista di cui posso dire cavolo, mi piace la discografia, sono pochi ormai. Perché tanti ormai fanno musica che non... La musica è quella che va adesso, no, non è il mio tipo di atmosfera, diciamo. A parte che ogni tanto magari anche quelli che fanno musica che a me non piace imbroccano un pezzo che entra anche dentro il mio cuore, allora dico cavolo, bel pezzo.
però diciamo che artisti nuovi di cui mi piace tanto, insomma non è che ce ne siano tantissimi, onestamente. Grazie, un saluto. Un saluto a voi e grazie per la serata, insomma. Ciao. Grazie. Ciao.